E allora andiamo per le ultimissime subito a San Siro per Inter-Atalanta con Riccardo Cucchi. Obiettivo dell'Inter da questo momento e fino al 5 maggio: non cedere punti agli avversari e dunque puntare sempre alla vittoria. Il calendario sembra aiutare la squadra di Cooper, concedendo all'Inter due gare interne consecutive, oggi contro l'Atalanta e domenica prossima contro il Brescia. Gare casalinghe, sì, ma contro squadre non facili da affrontare, soprattutto alla ricerca di punti salvezza. La giornata è grigia, non piove però e la temperatura è comunque primaverile. Spalti gremiti, tifosi interisti vogliono seguire minuto per minuto, giornata per giornata, il rush finale. Intorno alle 14 la polizia è dovuta intervenire per sedare un tentativo di scontro tra opposte tifoserie all'esterno dello stadio Meazza. La situazione è stata posta sotto controllo e successivamente normalizzata. Vediamo subito le formazioni. Emergenza difensiva per l'Inter, che schiera Toldo tra i pali, poi Simic, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti. A centrocampo Dalmà, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Seedorf, in attacco Vieri e Recoba. L'Atalanta risponde con Taibi tra i pali, poi la difesa 4 composta da Zauri, Sala, Carrera e Paganin. A centrocampo Damiano Zenoni, Berretta, Dabo e Doni, in attacco Rossini e Comandini. Arbitro della gara il signor Paparesta di Bari. A te Provenzali. E la linea va a San Siro per Inter Atalanta. Allontana il pallone dall'area di porta Taibi sul corner battuto dall'Inter. Inter che insiste, c'è il cross di Simic, respinto ancora dalla difesa atalantina. Atalanta che si difende a pieno organico in questa fase di gioco. Siamo al 32esimo, punteggio sempre fermo sullo 0-0. Seedorf, lo scatto dell'olandese, non riesce a superare Doni, poi però Seedorf recupera, c'è il cross, il colpo di testa bloccato peraltro da Taibi ed effettuato da Christian Vieri, che sicuramente è l'uomo più pericoloso dell'Inter. Vieri, che è stato lanciato qualche istante fa, poco prima che trassimo in collegamento, che è scattato sul filo del fuorigioco e si è presentato solo in area di rigore. Davvero ottimo il salvataggio di Sala, che è riuscito a recuperare miracolosamente sull'attaccante interista e ha messo poi sul fondo per il calcio d'angolo che abbiamo raccontato successivamente in diretta, perché sta cercando di accelerare un po' il ritmo della sua manovra. In effetti forse è mancata un po' di velocità fino adesso la squadra di Hector Cooper. Sempre 0-0 il punteggio. Per l'esattezza, errore da parte di Sogliano, pressato. Attenzione, attenzione, San Siro che interviene. L'Atalanta è in vantaggio al 43esimo minuto di gioco, ha corretto di testa in rete Sala per il vantaggio della squadra di Vavassori. Sala è stato molto bravo nel correggere in rete alle spalle di Toldo un cross di Zenoni. L'Atalanta stava giocando bene e nell'aria c'era questo gol che adesso Sala ha realizzato, portando sorprendentemente in vantaggio la squadra di Vavassori qui al Meazza. Ribadiamo, al 44esimo minuto di gioco dunque, Inter 0 Atalanta 1 a te la linea. L'Atalanta in vantaggio per 1-0 dopo il primo tempo, sta di fatto riaprendo i giochi per Roma e Juventus. Risultato sorprendente, non c'è dubbio, ma non per quanto visto in campo. La pressione interista c'è stata, ma l'Atalanta non è mai andata in affanno e le azioni più pericolose dell'Inter sono state costruite su azioni di rimessa. Intanto è iniziato il secondo tempo, circostanza questa che ha fatto arrabbiare Vavassori, ma che testimonia di un'Atalanta comunque propositiva sul piano della manovra. La squadra di Vavassori si è forse fatta preferire, mostrandosi più squadra, e d'altra parte indubbio che l'Inter sia complesso superiore per qualità tecnica, che dunque lo 0-1 con un tempo da giocare non pregiudichi nulla. Il secondo sarà sicuramente interessante. Siamo al primo minuto del secondo tempo, parte Recoba, il cross in mezzo, la palla deviata sul fondo e diciamo pure pericolosamente in questa occasione da Doni, che cercava di intervenire ma ha deviato sul fondo sfiorando il palo alla sinistra di Taibi, dunque sfiorando l'autogol. C'è il calcio d'angolo in favore dell'Inter, la palla viene collocata nella zona alta sul settore destro dunque dell'attacco interista. Ancora Recoba, ancora uno spiovente in area, salta e allontana Comandini, palla fuori area di rigore. L'Inter insiste al secondo, Atalanta 1 Inter 0 a San Siro per il gol di Sala. Linea Delfino. Aspetto la partita dell'Inter e la Roma a circa 3 minuti. Il pareggio dell'Inter naturalmente firmato da Christian Vieri, che invita tutto lo stadio ad esultare insieme a lui, abbracciato anche dalla panchina. Vieri di testa ha corretto in rete sotto misura, colpevole la difesa atalantina per aver lasciato libero l'uomo più che pericoloso della formazione di Hector Cooper. E dunque al secondo minuto e 8 secondi della ripresa, parità 1-1 tra Inter e Atalanta. Te la linea. Siamo all'ottavo minuto, il punteggio di parità 1-1 tra Inter e Atalanta, ma è sicuramente un'altra Inter quella del secondo tempo. Poco fa Cordoba di testa ha sferrato il 2-1 per la squadra di Hector Cooper, sostanzialmente operato da Seedorf. Taibi ci è arrivato con la mano, attenzione all'Atalanta, c'è sotto misura l'errore clamoroso di Comandini, che è arrivato praticamente all'altezza del vertice dell'area di porta, ha toccato il pallone cercando il pallonetto e invece il pallone si è alzato uscendo di poco oltre la traversa, dunque Atalanta sempre pericolosa. Dicevamo però dell'Inter che ha sferrato il 2-1, dicevamo del colpo di testa di Cordoba sul quale è arrivato Taibi miracolosamente con una mano senza bloccare il pallone, e Vieri ha mancato di un soffio la deviazione
Cristino Vincente sotto misura. Vierica ha realizzato il gol del pareggio interista al secondo minuto della ripresa, 21esimo gol per Cristian Vieri, vicino al suo record stagionale 24 nel campionato spagnolo con l'Atletico Madrid. Ma più di ogni altra considerazione, il gol di Vieri allontana per il momento lo spettro di una sconfitta interista a 4 giornate dal termine. Italia e Inghilterra sono in campo da 16 minuti, il risultato arride agli inglesi 10-3. Wilkinson, attenzione, calcio... attenzione, Milano che interviene, l'Atalanta è passata nuovamente in vantaggio, azione di rimessa e Berretta ha messo di testa alle spalle di Toldo tra le proteste della squadra nerazzurra che sta appunto invocando. E c'è anche il gol del Venezia, Cucchi, gol del Venezia con Maniero. C'è stato un primo colpo di testa da parte di Comandini sul quale è stato comunque bravo Toldo nel deviare il pallone che è arrivato poi sul destro di Berretta che ha messo in rete. L'Inter protestava e lo ha fatto fino a qualche istante fa con il signor Paparesta per un presunto fuorigioco del numero 7 della squadra bergamasca, un fuorigioco peraltro non segnalato da Pisacreta e su quale il direttore di gara non è intervenuto, dunque gol convalidato, l'Atalanta è nuovamente in vantaggio, Inter 1 Atalanta 2 per la rete, ripetiamo, realizzata al 17esimo da Berretta. A te la linea. Soffre il pubblico del Meazza, 10 minuti al termine, l'Inter è sotto di un gol, Atalanta in vantaggio per 2-1 al momento anche in 10. Simic a bordo campo si sta facendo medicare, vediamo una fasciatura alla coscia sinistra, abbiamo già ricordato emergenza difensiva per l'Inter che non ha praticamente difensori di ruolo in panchina. Al 30esimo è entrato Callon a posto di Seedorf, Inter a 3 punte e Inter vicinissima al pareggio. Al 31esimo scatto potente di Vieri che poi carica il suo sinistro di poco a lato, un minuto più tardi ancora Vieri protagonista, vero indomabile trascinatore per la sua formazione, di testa, gran colpo di testa di Vieri ma davvero splendida la risposta da parte dei Ibi che allontana il pallone. Adesso c'è l'attacco dell'Atalanta che si sta producendo con Natali, palla sulla fascia, c'è Zenoni, pericolo, il cross in area di rigore, attraversa l'intero specchio della porta, la conclusione bloccata a terra da parte di Rossini e bloccata a terra da Toldo. E l'Inter deve subire il contropiede dell'Atalanta, non è la prima volta che avviene, naturalmente un Inter sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio. Vediamo a bordo campo, pronto ad entrare nel frattempo Guglielmi Pietro, ci pare che Simic non ce la faccia a rientrare, la palla viene raggiunta da Javier Zanetti che poi attiva Sergio Conceição, cerca il cross in portoghese, palla che rimane in area di rigore e allontanata poi dalla difesa atalantina, sta soffrendo l'Atalanta. Vediamo intanto Di Biagio che scarica il suo sinistro, palla raccolta in area di rigore da Recoba che prova il tiro, la palla finisce sul fondo malgrado la presenza sul secondo palo di Vieri che manca la deviazione vincente che avrebbe significato il pareggio dell'Inter. Siamo al 41esimo, partita dunque molto viva con l'Inter che naturalmente insegue il pareggio e l'Atalanta che difende a denti stretti il 2-1 con il quale sta regolando la formazione di Hector Cooper. Verzanetti, si gira il capitano nerazzurro, si incuna tra due avversari, attiva Callon, siamo all'altezza del vertice, Callon prova il destro, palla deviata sul fondo da parte di Taibi, grande intervento ed è il terzo almeno in questa partita da parte del portiere della la formazione atalantina. Naturalmente stadio Meazza ammutolito, coloro che stanno seguendo attraverso le radioline quanto avviene sugli altri campi esprimono grande amarezza. 2-1 intanto a San Siro ancora in favore dell'Atalanta con l'Inter che sta approfondendo il massimo sforzo, ormai senza ordine la manovra interista è arrembante ma non c'è più nessuno schema in campo, con l'Atalanta arroccata di fronte alla sua area di rigore pronta a ripartire con minaccioso i contropiedi. C'è Callon, limite dell'area di rigore, in mezzo per Vieri anziché concludere, ha cercato l'ultimo passaggio Callon forse sbagliando e consentendo a Taibi di uscire e di bloccare il pallone anticipando Cristian Vieri. E rammarico naturalmente sugli spalti. 48esimo, Inter 1, Atalanta 2, linea Delfino. 2-1 in favore dell'Atalanta al Meazza quando siamo giunti al 49esimo. Manca un minuto al termine della partita. Inter che sembra ormai quasi rassegnata alla sconfitta. Naturalmente Cooper sarà informato dai suoi collaboratori di quanto sta avvenendo a Venezia. Un Inter che le ha provate tutte, è stata anche sfortunata, non ha certamente brillato sul piano del gioco. L'Atalanta è ancora in vantaggio. Vediamo intanto il controllo con il petto da parte di Cristiano Zanetti. Materazzi, tutta l'Inter partecipa l'azione offensiva, il lancio di Biagio troppo lungo per Recoba, la palla esce dal campo e viene subito raccolta da Taibi che si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Mancano pochi secondi al termine dei 5 minuti di recupero concessi dal signor Paparesta, il punteggio vede ancora l'Atalanta in vantaggio sull'Inter per 2-1 e intanto si stanno allontanando dallo stadio i tifosi dell'Inter, parte il rinvio da parte di Taibi, la palla viene inseguita in questa occasione da Guglielmi Pietro che abbiamo già ricordato opera da difensore per l'uscita di Simic, la rimessa effettuata per Cordova.
Cordoba, si prepara a lanciare in profondità Cordoba, effettua il suo passaggio, il colpo di testa di Calloni, indietro Materazzi ancora in avanti di testa, palla che viene intercettata da Zauri, anzi da Bellini, e poi c'è lo scatto di Comandini, in vantaggio l'attacco atalantino sulla difesa nerazzurra dell'Inter, che sta comunque recuperando ancora Comandini, palla sulla fascia, Bellini prepara il cross ma non c'è tempo, è finita con il successo dell'Atalanta, 2-1 sull'Inter, la linea Venezia. Dunque l'Atalanta ha battuto l'Inter 2-1, le reti al 44esimo del primo tempo a vantaggio della formazione di Pavassori con Sala, al secondo della ripresa il pareggio interista con Vieri, al 17esimo il gol partita di Beretta, un gol peraltro contestato dalla squadra di Cooper per un presunto fuorigioco non segnalato dalla terna arbitrale, peraltro proprio di Beretta. Non è mancato il cuore alla squadra di Cooper, sono mancate le idee giuste specialmente nel primo tempo, e lo sforzo del secondo non è stato suffragato dalla necessaria fortuna. L'Atalanta in vantaggio due volte ha giocato la gara giusta, difesa e contropiede, e nel secondo tempo ha davvero faticato molto a contenere gli attacchi disordinati ma veementi della formazione di Hector Cooper. Ventola è rimasto in campo collegato via radio idealmente a Venezia, e alla notizia del finale ha tirato uno sospiro di sollievo, immaginiamo con lui tutti i tifosi nerazzurri e anche naturalmente gli uomini di Hector Cooper. Più due per l'Inter in classifica, malgrado una inaspettata sconfitta, la seconda consecutiva se consideriamo anche lo 0-1 subito in casa in Coppa UEFA contro il Feyenoord. Dunque non è compromesso nulla nel progetto scudetto dell'Inter, ma certo questo 2-1 suona come un campanello d'allarme per la formazione di Hector Cooper, che sarà chiamata ad un'altra prova difficile domenica prossima qui al Meazza contro il Brescia. Inter 1, Atalanta 2, a te Provenzano.